Ciao a tutti, mi sono preparata tutti gli ingredienti per fare questo pan bauletto. Nel canale ce ne sono altri due, uno tutto semola, un altro dove ho messo l'uovo, questo invece lo farò senza uovo. Questo è il mio Licoli che ho rinfrescato, ho preso una parte 30 grammi, poi ho messo 30 di acqua, 30 di farina e ho lasciato a temperatura ambiente, vedete, pieno di bollicine. Verso nella planetaria come al solito per farvi vedere. Sciolgo un pochino con una parte di acqua e poi inizio a versare le farine. Ci metto prima il malto anche, un cucchiaino ma anche mezzo, qui ho messo un cucchiaino però un pochino rimane nel bicchiere quindi. L'ho ricomprato il malto per prepararmi ai prossimi panettoni, anche a quelli che faremo insieme al gruppo Nuvola. Metto la semola. Se volete potete variare con le farine. Questa è la farina di tipo integrale bio, vedete il colore bruno, è una farina macinata a pietra. Questa è la zero. Sì, dicevo, se volete mettere anche farine diverse, poi magari con l'acqua, con la dose dell'acqua vi regolate se ce ne vuole più o meno. Allora, ho versato anche il latte e adesso vado a far girare con la planetaria. Naturalmente io faccio così per farvi vedere, perché altrimenti sotto la planetaria diventa difficile. L'olio e il sale lo mettiamo dopo. Ecco qua la mia planetaria, è ora di rifarla nuova, spero di farla prima di Natale, di riuscire a comprarla. Sto aspettando perché ne vorrei fare una buona. Allora, poi ci metto una volta che si è amalgamato un pochino, inizio, aggiungo l'olio, piano piano. Io ho messo 30 grammi, ma forse anche troppo, se volete metterne un pochino di meno, che so, 25 grammi. Ho messo anche il sale, adesso aspetto che incorda un pochino l'impasto. Faccio girare altri 10 minuti. Ecco, ok, e ci siamo. Tolgo l'impasto, stacco l'impasto dal gancio. E lo verso sul piano di lavoro. Voi potete anche scegliere di come fare questo giro di pieghe. Io farò un giro di slap and fold, ma voi se volete potete fare delle classiche pieghe, anche pieghe in ciotola, visto che è molto morbido. Il prossimo video vorrei fare un pane con le noci, che non ce l'ho sul canale, mi manca. Sto aspettando che mi portano noci non trattate perché ancora non si trovano tanto le noci, credo che ancora non ci siano quelle nuove. Una volta che ce l'ho, provo a fare questo pane. Ok, faccio soltanto questo giretto, così in questo modo mi sono unta un pochino le mani perché vedete, l'impasto è morbido. Ok, e adesso lo metto nella ciotola che ho oliato un pochino e lo lascio lievitare 4-5 ore. Come sapete, il tempo è molto relativo. I semini li ho preparati, sono semini misti per pane. Passato il tempo, l'impasto si presenta così, vedete, è raddoppiato. Quindi mi sono preparata lo stampo, questi sono i semi che sono semi di sesamo, semi di chia, girasole, credo anche il papavero ci sia. Verso l'impasto sul piano di lavoro. Dentro il contenitore ho fatto una base, ci ho messo la carta forno, ma nemmeno servirebbe perché staccano bene questi contenitori. Allargo l'impasto. Sempre delicatamente. Il contenitore è di 25 centimetri per 11. Metto i semi.
Abbondo, ci sono anche i semi di zucca. Poi dopo ne metterò altri. Adesso piego un pochino e lo lascio riposare una ventina di minuti. Vabbè, faccio delle pieghe un pochino molto appiccicoso. Forse ho messo troppo olio, ecco perché vi dicevo di mettere meno olio. E di semi, perché io forse l'ho mischiato col mio olio di oliva, e questo perché mi dà questo effetto un po' troppo unto. Meglio usare solo quello di semi, di girasole. Ok, adesso lo copro e lo lascio 20-30 minuti anche, lo faccio rilassare. Intanto che lo allargo e metto ancora altri semini, volevo suggerirvi delle pagine amiche o gruppi. Un gruppo, ad esempio, che è appena nato, di cui faccio parte, si chiama Due chiacchiere in cucina con Ale. Quindi, se vi va, andate a mettere un like. Poi ce n'è un'altra di un amico, figlio di una carissima amica, Mirko, che si chiama Cucina, Passione e Fantasia, anche quello molto carino. Molto interessante. E poi naturalmente c'è Nuvola, un amore di pasta madre che non serve che faccio commenti perché lo conoscete bene, che tratta appunto pane e lievito madre soprattutto. Tanti miei iscritti sono iscritti anche a quel gruppo e lo seguono, facciamo ogni tanto questi collettivi insieme di pane, pizza, panettoni anche fra poco inizieremo. L'amministratrice Rosa Di Fonso, è un bel gruppo, diciamo. Bene, come avete visto, ho messo i semini e ho arrotolato proprio a formare il pan bauletto. Adesso metto un po' di semola. Adesso la posso mettere, vedete la lunghezza mi sono regolata presso a poco come il contenitore, non so se l'ho detto, è da 25 centimetri per 11, forse l'avevo detto prima, vabbè, abbiate pazienza, lo sistemo e poi ci metto sopra un altro po' di semini così si attaccano, eccoli qua, durante la lievitazione si attaccano bene. Ecco qua. Il nostro pan bauletto è pronto. Ora lo copro con la pellicola, poi quando vedo che sta crescendo dentro ci metto degli stuzzicadenti che mi alzano la pellicola, altrimenti si attacca. Eccolo qua. Sta crescendo molto bene. Quando è pronto, a forno caldo, in forno. 40-45 minuti, a seconda del vostro forno, poi lo vedete quando è bello colorito. Io gli ultimi 10 ho lasciato a spiffero per farlo asciugare, anche da spento ho lasciato la ventola e aperto che usciva un po' di vapore. Bene, ora lo lasciamo raffreddare e poi, una volta freddo, lo tagliamo. L'aspetto è bello, no? Che ne dite? Una volta che lo vedete che si è gonfiato molto, abbassate subito la temperatura. L'ho abbassata subito a 220 e poi subito dopo 5 minuti a 200 perché andrebbe cotto a 180, ma come sapete i forni ognuno ha una risposta diversa dall'altro, quindi ecco il colore dovrebbe essere questo, altrimenti se vi si fa troppo scuro abbassate di più. Bene, aspettiamo che si freddi e poi tagliamo. Ed eccolo qua. Con i semini, vedete, questo è ottimo per la colazione, io ci faccio colazione, ma anche come pane può essere usato al posto del pane. Bene, amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.